Benvenuti alla lezione di teoria numero 4. Allora apriamo il nostro manuale a pagina 8 e troviamo il paragrafo abbellimenti. Si dicono abbellimenti tutti quei gruppi di note che non sono scritti per esteso, ma sono rappresentati da dei piccoli segni grafici, dei piccoli simboli che ne indicano poi il modo di svilupparli. E servono a ornamentare, ad abbellire una piccola parte di una frase che di solito è molto semplice e quindi renderla più articolata, un po' più vivace. E quindi a seconda dei vari modi di abbellire, questi simboli e questi abbellimenti prendono un nome differente. Andiamoli ad analizzare. E allora andiamo a osservare il primo abbellimento chiamato appoggiatura. Bene, come possiamo osservare, abbiamo due righi. Il primo rigo notazione, quindi ciò che troviamo scritto con il simboletto dell'abbellimento, e il secondo rigo esecuzione. Alla prima battuta corrisponderà l'esecuzione della prima battuta del rigo inferiore dove è scritto esecuzione. Andiamo a vedere, quindi sulla prima battuta del primo rigo notazione abbiamo una piccola semiminima, quindi un pochino più piccola delle altre figure, il si con una legatura che va sul do, che è una minima. Bene, come potete osservare, quindi al secondo rigo, la prima battuta, al rigo di esecuzione, la semiminima si prende la forma naturale perché in poche parole questo abbellimento ruba, diciamo, il valore alla nota a cui è legato, quindi quel do minima diventa semiminima e poi abbiamo normalmente il mi minima. Quindi si inserisce questo abbellimento, che è il si, proprio per il valore con cui viene rappresentato dall'abbellimento. Quindi alla fine l'esecuzione sarà questa. 1, 2, 3, 4. Quindi si suona per esteso come se fessero scritte proprio due semiminime. Alla seconda battuta abbiamo invece lo stesso concetto, però stavolta l'abbellimento è rappresentato da una croma e quindi sarà stavolta il valore di una croma che verrà rubato alla nota successiva al do. Quindi abbiamo un re piccolino, come potete vedere alla seconda battuta nel rigo notazione, rappresentato da una piccola croma e quindi sarà, togliendo il valore a una semiminima di una croma, anche il do diventa di una croma. E quindi avremo 1, 2, 3 e 4. Come avete notato, ho contato in suddivisioni perché ci sono due crome, altrimenti sarà 1, 2, 3, 4. E allora vediamo stavolta con l'aiuto del metronomo di affrontare invece l'acciaccatura che è rappresentata sempre da una notina scritta più piccola, anche in questo caso è una nota come l'appoggiatura che si va ad aggiungere come scrittura ai valori delle note già presenti nella battuta, e però poi nell'esecuzione la somma deve tornare, così come nelle indicazioni di tempo. Quindi in questo caso la notina con una piccola lineetta trasversale sulla codina, vedete, ne indica semplicemente anche una rapidissima esecuzione, quindi il valore deve essere in proporzione all'andamento e alla velocità del brano un valore molto breve, quindi una nota molto breve, molto stretta. Allora, nella prima battuta noi abbiamo che, come vedete, c'è una biscroma sul battere, quindi in realtà è in battere questo abbellimento. Quindi, ascoltando il metronomo, faremo bene attenzione a cominciarlo sul battere, sarà così. Vediamo invece adesso la seconda battuta del rigo notazione, è uguale, è sempre un re diesis, però ho fatto l'esempio dell'acciaccatura che invece toglie il tempo alla nota precedente, quindi non sulla nota dove c'è l'abbellimento e quindi non sul battere, ma sul levare a questo punto e quindi il valore lo ruba alla nota precedente. Quindi se facciamo caso all'andamento sarà così. Scusate, la prima volta avevo suonato una croma, quindi l'importante è aver sentito che il valore viene tolto al do. Esatto, e quindi in battere o in levare. E allora andiamo a vedere adesso a pagina 9, stavolta una doppia acciaccatura, quindi le notine diventano due e ho fatto due esempi di esecuzione
sulla stessa battuta di notazione. Quindi una volta sarà il levare, una volta sarà imbattere, come potete osservare. Quindi figura 19, abbiamo quelle due notine che sono scritte come semicrome, ma in realtà possono rappresentare un qualsiasi valore abbastanza stretto. Quindi adesso sull'esecuzione A abbiamo due biscrome che tolgono il valore alla nota precedente, quindi sono in levare sul Sol, che poi rappresenta proprio la nota da abbellire. Quindi avremo questa figurazione. Vedete, l'abbellimento è cominciato prima. Invece alla terza battuta l'abbellimento sarà in battere. Quindi o in levare o in battere, sempre per le due opzioni sulla doppia acciaccatura. Passiamo ora al mordente, che è questa piccola lineetta a zig zag, un piccolo serpentello, e possiamo osservare quindi i tre righi, il primo notazione, sempre tempo 3/4, la prima battuta una lineetta zig zag semplice, la seconda battuta una lineetta zig zag con una piccola linea trasversale che è come se la tagliasse. Bene, osserviamo esecuzione A, abbiamo nell'esecuzione A imbattere, quindi sulla nota da abbellire. Come vedete è una piccola rapida esecuzione della nota reale, in questo caso vedete il Mi, quindi siamo alla seconda semiminima, no? Quindi al secondo rigo abbiamo al posto del Mi un Mi Fa Mi e poi il Mi, quindi croma col punto. Quindi abbiamo questa doppia nota che va a togliere valore in questo caso alla nota abbellita, quindi reale si dice. Mentre alla seconda battuta, con quella lineetta trasversale, l'abbellimento va in senso discendente, quindi va sul semitono precedente. Quindi abbiamo semitono superiore quando la lineetta è semplice, il zigzag, e invece il semitono inferiore quando la lineetta è tagliata. In questo caso abbiamo quindi tutte e due gli esempi sul battere, quindi mettendo il metronomo avremo in questo caso questo tipo di esecuzione. Osserviamo invece al terzo rigo, esecuzione B, dove invece il valore viene tolto alla nota precedente, quindi è in levare, sempre semitono superiore nel primo caso, prima battuta, e poi semitono inferiore nella seconda battuta, e quindi col metronomo abbiamo questo tipo di esecuzione. Quindi l'accentazione quindi cambia, al primo rigo è sulla prima biscroma, mentre al secondo rigo l'accento rimane sulla semiminima, quindi sul secondo movimento, il Mi. Passiamo ora al trillo rappresentato da queste due lettere proprio, T ed R, TR, quindi le iniziali del nome dell'abbellimento. Stavolta le note sono di numero maggiore, mentre prima erano poche note di rapida esecuzione, stavolta abbiamo invece molte più note di rapida esecuzione, quindi a completare, come vedete, lo spazio tra la nota su cui è posto l'abbellimento e la nota poi di arrivo, quindi in questo caso la seconda battuta col Do minima. Stavolta abbiamo una battuta di 2/4 e vediamo come di solito anche qua è preferibile sulla nota da abbellire, quindi l'abbellimento parte da questa nota. Nel primo esempio, esecuzione A, abbiamo 8 biscrome, quindi parte dalla nota superiore alla nota reale, perché la nota, vedete, è il Re, ma l'abbellimento parte dalla nota superiore, dal Mi. E poi abbiamo nell'esecuzione B la partenza dalla nota reale, quindi abbiamo una nota in meno, allora abbiamo una semicroma e poi sei biscrome. Quindi osserviamo, ascoltiamo questa esecuzione. Esecuzione A, mentre esecuzione B. Anche però questo abbellimento potrebbe avere un'articolazione maggiore, potrebbe essere indicato una nota diversa, potrebbe essere indicato vicino anche un simbolo di un mordente. Insomma, questo tipo di abbellimento potrebbe richiedere delle esecuzioni diverse, ma impercettibili. Poi dipende dallo stile,
dall'epoca in cui è stato composto il brano, insomma, dall'autore stesso, dal compositore. A volte poi si può trovare proprio per esteso anche scritto molto più piccolino in corrispondenza, proprio lo sviluppo del trillo di come si preferirebbe averlo eseguito. Veniamo ora al gruppetto in cui abbiamo questa piccola S coricata e anche in questo caso abbiamo due opzioni da analizzare, le più comuni. Quindi sul primo rigo la notazione abbiamo alla prima battuta, sempre tempo tre quarti, il simbolo sul re, sulla nota, quindi sulla nota centrale, mentre nella seconda battuta il gruppetto è tra il mi e il sol. Quindi come vedete all'esecuzione, il primo gruppetto viene suonato in battere, direttamente parte dal re, mentre siccome quello è a cavallo tra le due note, il gruppetto, questa fioritura, si sviluppa tra la prima nota e la seconda. Osserviamo quindi l'esecuzione. Seconda. E allora voltiamo pagina, a pagina 10 abbiamo l'ultimo abbellimento che affrontiamo in questo manuale ed è l'arpeggio. Quindi, come vedete, battuta di quattro quarti, abbiamo Do, Mi, Sol, Do, giusto? Minime, con questo serpentello che va dalla nota più grave alla nota più acuta. Ecco, questo ne indica quindi una rapida esecuzione, come vedete, nella seconda battuta di valore quindi di biscromio in questo modo. Adesso, chiaramente, quella è un'esecuzione approssimativa, potrebbero essere pure delle semi biscrome, quindi ancora più strette. L'importante è che quando vedete questo simboletto, cioè in battere parte la prima nota, il Do, dal basso, quindi dalla nota più grave alla nota più acuta, e poi man mano si ruba un po' di valore alle note successive. Quindi da considerare il battere che va sulla prima nota, e poi il resto a seguire. E allora, con questa lezione sugli abbellimenti, abbiamo ancora altro materiale a disposizione per poter riuscire a leggere degli spartiti e quindi interpretare anche questi simboli con le fioriture, con gli ornamenti, così come si chiamano, come appunto abbellimenti. Bene, allora non mi resta come al solito di augurarvi buono studio e buona musica. Ci vediamo alla prossima. Ciao!